In questo video vi parlerò di un mezzo di scambio molto più costoso rispetto anche ai bitcoin o altre cose di questo genere. Ma per capirci qualcosa bisognerebbe fare un passo indietro al 1871, data in cui Antonio Meucci probabilmente inventò il primo telefono. Ok, sicuramente avranno fatto dei passi in avanti molto grandi, dato che adesso possiamo telefonare e vedere con gli occhi persone dall'altra parte del mondo semplicemente con un click e catturare tutto ciò che ci accade durante le nostre giornate con una fotocamera molto molto potente quasi come la mia 5100. Ma c'è un problema: ormai i nostri dispositivi sono diventati parte integrante delle nostre vite e molte cose senza di essi ci sembrerebbero molto ma molto difficili da fare. Ad esempio, è molto difficile andare in una nuova città che non conosciamo e orientarci senza utilizzare Google Maps. Questo è solamente un esempio, ma ce ne potrebbero essere molti ma molti altri. Sembra quasi impossibile, ma secondo un articolo di Business Insider Italia, un noto giornale italiano, un utente medio tocca il suo cellulare 2617 volte in un singolo giorno e passa circa 2 ore e mezza del suo tempo a consumare contenuti online come quello che state vedendo in questo momento. Soprattutto nell'ultimo periodo si sente sempre parlare di più di Bitcoin, Dogecoin o Ethereum, e il Bitcoin ad esempio raggiunge anche il valore di $60,000 e molti studiosi dell'ambito economico credono che arriverà a 1 milione entro 10 anni. Ma c'è una cosa di ancora più alto valore che tutte le aziende multimiliardarie cercano di ottenere con tutte le loro forze, ovvero la nostra attenzione. Ad esempio, voi che state vedendo questo video lo state vedendo senza spendere neanche un euro. Ok, a volte magari vedrete delle pubblicità davanti ai video, però per vederlo non state pagando nulla, ma in cambio del vostro tempo voi ottenete questo contenuto. Infatti, se ci pensiamo bene, l'unica cosa nel mondo che è limitata è il tempo, e l'attenzione non è altro che la quantità di tempo della nostra giornata che decidiamo di dedicare a qualcuno o in questo caso a qualcosa. Quante volte vi è capitato magari di aprire il vostro telefono per rispondere al messaggio del vostro amico su WhatsApp e ritrovarvi dopo 30 minuti a scrollare il feed di Instagram? Beh, sinceramente a me capita molto spesso e questa cosa non è che mi vada proprio a genio. Io sinceramente credo che le aziende come Instagram o YouTube non lo facciano apposta a creare dipendenza nei loro utenti, quindi fregandosi di tutte quelle conseguenze fisiche che potrebbero causare, ma sono spinte dalla forte concorrenza con tutti gli altri social. Ad esempio possiamo vedere Instagram con la concorrenza TikTok, sono spinte a creare sempre algoritmi più performanti, più potenti, che riescono a consigliarci tutte le cose che ci piacciono e invece a nascondere quelle che non ci piacciono. E parlando di algoritmi, no, non si scherza. Quante volte vi è capitato di parlare in un messaggio su WhatsApp magari di un oggetto che volete acquistare e dopo poche ore ritrovarvelo magari tra le sponsorizzate di Facebook oppure nelle pubblicità di un qualsiasi sito? A me sinceramente è capitato moltissimo ed è anche molto inquietante. Cioè, a volte sembra proprio che ci stiano sentendo in ogni momento, tipo tu dici "Ehi, iPhone" e adesso mi esce un pop-up "Acquista il nuovo iPhone". Poi inquietante. Ogni giorno passiamo più della metà delle nostre giornate di fronte ad uno schermo, soprattutto in questo periodo di pandemia dove siamo rinchiusi nelle nostre abitazioni. Siamo obbligati magari a fare didattica a distanza a scuola, quindi passare 6 ore del nostro tempo a studiare con i nostri compagni collegati su Teams o Meet, e poi anche ore nel pomeriggio per studiare quello che dobbiamo fare per il giorno dopo, a scrollare Instagram, TikTok o in generale, diciamo, quindi cazzeggiare. Io, se sono le ore che passo davanti al computer e davanti al telefono, passo circa 14 ore al giorno. Incredibile. Io utilizzo il computer per studiare e lavorare, ma non è una pessima idea eliminare tutto quel tempo che passiamo a vedere dei balletti stupidi su TikTok o altre cazzate di questo genere. Infatti il mio obiettivo non è eliminare completamente i social network dalla mia vita, ma almeno utilizzarli in maniera più consapevole e impedire che mi distraggano quando decido di fare una cosa, ad esempio studiare o dedicarmi a qualche progetto, senza che per colpa delle notifiche che mi distraggano così all'improvviso. Prima di parlarvi però dei 3 tips fondamentali per ridurre l'uso incontrollato di questi mezzi, voglio dirvi quali sono i dispositivi su cui passo la maggior parte del mio tempo. Primo tra tutti il mio MacBook Air M1 del 2020. Se ve lo siete persi, ho fatto un video a riguardo. È passato più di un mese, mi sto trovando molto bene. Fatemi sapere nei commenti se vorreste magari un video dove spiego magari come mi sono trovato durante il primo mese o tutte queste cose. Fatemelo sapere nei commenti. E il secondo e ultimo dispositivo che utilizzo è il mio iPhone 7. Ormai da tantissimi anni che ce l'ho, mi trovo molto bene. Un po' la batteria che sta perdendo qualche colpo, però dettagli. E come vi ho detto, complessivamente passo dalle 12 alle 14 ore complessive, dalle 10 alle 12 sul Mac e 2 ore sul telefono. Ci tengo a specificare che le ore passate sul Mac
tech non sono solo di cazzeggio o altre cose, ma 6 ore più qualcuna nel pomeriggio dedicata allo studio, altre ore dedicate a pensare, scrivere, registrare, editare questi video e una piccola parte a cazzeggiare, te lo ammetto. E ora possiamo finalmente parlare dei 3 tips fondamentali per cercare di ridurre l'uso incontrollato, come vi ho detto, di questi mezzi potenti come i social media o altre cose di questo genere. E la prima cosa che vi consiglio è quella di eliminare le notifiche da tutti i vostri dispositivi, quindi ad esempio iPod, telefono, PC, tutto quello che utilizzate. E in questo modo non verremo distratti da queste bestie feroci. Ogni volta che riceviamo un like o un commento sotto una nostra foto su Instagram, sotto un nostro video su YouTube o TikTok, riceviamo una piccola gratificazione, che a livello fisico non è altro che una scarica di dopamina. Quello che ci accade quando riceviamo una notifica non è molto lontano da quello che accade quando giochiamo alle slot machine. Infatti, quando giochiamo, in quel caso tiriamo la levetta, siamo lì attenti a vedere che cosa succede, se vinceremo o se perderemo. E la stessa cosa succede con i nostri post. Ad esempio, quando pubblichiamo un nuovo TikTok, siamo lì a vedere se qualcuno lascia like, se qualcuno commenta, cosa ne pensa la gente. È la stessa identica cosa. Inoltre, ogni volta che apriamo Instagram o qualsiasi social network, siamo sicuri che troveremo qualcosa che ci piace, e questo compito lo svolge l'algoritmo, che infatti ci consiglierà solamente cose che sono riguardo ai nostri interessi, invece, come vi ho detto prima, nasconderà tutto quello che non ci interessa o non ci piace. Provate a fare questa cosa che ho visto su un film su Netflix che si chiama The Social Dilemma, ovvero cercare la stessa frase su più dispositivi, magari sul telefono di vostra madre, sul telefono di vostro padre, e vedere che i risultati che vi usciranno saranno diversi in base agli interessi del proprietario del dispositivo. E questa cosa è molto ma molto interessante e inquietante. Ma passiamo al numero 2, ovvero spostare le icone delle applicazioni che ci distraggono maggiormente in un'unica cartella, e poi spostare questa cartella lontano dalla portata di mano. Quindi ad esempio a non lasciare questa cartella nella home page, ma metterla in una di quelle pagine nascoste, o ad esempio se avete un iPhone non metterla del tutto nella pagina iniziale, ma mantenerla solo a destra, non so come si chiama, tipo il dock delle applicazioni, comunque avete capito. E in questo modo ogni volta che dovremo aprire TikTok o Instagram sarà molto più difficile raggiungere le applicazioni. E quindi ad esempio se entriamo nel telefono per rispondere a un messaggio su WhatsApp, risponderemo a quel messaggio senza sbagliare strada e aprire qualche applicazione. A me questa cosa succede molto spesso, infatti è per questo che ve lo dico. Terzo tips, che attenzione non è l'ultimo, c'è anche un bonus, come nel minimalismo, infatti questo video parla anche di minimalismo digitale, bisogna fare decluttering, ovvero eliminare tutte le applicazioni che non utilizziamo più o che non ci servono, e anche tutti quei documenti, foto che occupano memoria inutile del nostro dispositivo. Ad esempio quelle foto inutili che vi manda la prozia su WhatsApp la domenica mattina con scritto buongiorno, buona domenica. Scrivetemi nei commenti se sono io l'unico che riceve queste foto o anche voi siete nella mia stessa situazione. E numero 4, in realtà sarebbe un 3 più 1 dato che è il bonus, utilizzare uno smartwatch. Tranquilli, non dovete spendere 500 euro per comprare l'ultimo Apple Watch uscito, che è in grado di calcolarvi anche il sudore che scende dalla vostra guancia mentre vi allenate, ma potete spendere semplicemente 20-25 euro per una Mi Band del genere. Vi lascio la mia in descrizione, comunque su Amazon ne potete trovare moltissime, e la funzione che deve svolgere non è nient'altro che prima di tutto guardare l'ora, quindi evitare di utilizzare il telefono per guardare l'ora, e per quello qualsiasi orologio va benissimo, ma soprattutto la funzione più bella è annullare tutte le notifiche da parte di WhatsApp, Telegram e tutti i social e mantenere attive solo le chiamate, e in questo modo potrete mettere il vostro telefono lontano in un'altra stanza, far squillare le notifiche come se non ci fosse un domani, e ogni volta che riceverete una chiamata, che sarà sicuramente più importante rispetto a una notifica di Instagram, vi vibrerà oppure suonerà il vostro smartwatch e quindi solo in quel momento andrete a rispondere al telefono. Ma per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. In questo video ho cercato di raccontarvi il mio approccio alla tecnologia e ai social media, quindi raccontarvi la mia esperienza, dandovi comunque dei consigli molto utili per quanto riguarda lo spreco del tempo su questi dispositivi, quindi cercare di essere sempre più produttivi. Come vedrete sul mio canale ci sono moltissimi video sulla produttività, e quindi questa cosa è una cosa di cui sono molto fiero. Trovatemi qualcuno più produttivo di me e non farò più video, va bene? Inoltre io voglio passare le mie giornate al meglio delle mie possibilità, e quindi magari quando vado su Instagram o YouTube per vedere dei contenuti interessanti non lo reputo come uno spreco di tempo, ma quando vado su TikTok a vedere gente che balla e non, a volte, cioè succedono cose strane su quella piattaforma, vi consiglio di andarmi a seguire, ma evitate di seguire alcune pagine
immagine e persone. Vi ho avvisato, non ditemi poi che non vi ho avvisato, che cioè è niente. Quindi non sprecate il vostro tempo guardando dei gattini che ballano su TikTok. E noi ci rivediamo domenica prossima alle 18 con un nuovissimo video. E se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarmi. Ciao!